Presidente Cosmello, festeggiamo Vela, è il tempo di bilanci. Diciamo che in questi 25 anni molte cose sono state fatte dall'Associazione Vela, che è nata dalla caparbietà e dalla lungimiranza della dottoressa Paola Varese, che ha pensato già in anticipo rispetto ad altri che il volontariato era una cosa molto, molto valida per poter aiutare la sanità pubblica. Attualmente le attività principali sono quelle di trasporto dei malati che hanno necessità di fare dei trattamenti sanitari fuori sede. Poi un'altra attività importante è diventata quella delle prenotazioni, con sistemi informatici che magari tante persone hanno qualche difficoltà, perciò quando devono prenotare visite ed esami vengono presso la sede, diventato un po' un punto di riferimento. Grazie alle donazioni riusciamo a dare una mano a comprare delle attrezzature per l'ospedale e magari fare anche qualche manutenzione. Le donazioni, in modo particolare, dobbiamo ringraziare anche l'associazione che si chiama 12 ore di Tamburello. E adesso questo 2023 ci stavano molte iniziative. Sì, nel 2023 si conta, abbiamo già pensato col direttivo, di riprendere un po' tutte le attività, come le settimane riabilitative o come la scuola del cittadino responsabile. Una delle attività principali era quella della cosiddetta latisaneria. Dei volontari, facendo una convenzione con l'ASL, si recano in locali appositi dell'ospedale e hanno momenti di conversazione. Un'altra attività sarà quella di finanziare un programma dove una fisioterapista e un medico agopuntore si recheranno sempre all'ospedale a fare dei trattamenti ai malati oncologici che necessitano di tali trattamenti. Per fare tutto ciò, logicamente, c'è bisogno sempre dell'aiuto dei volontari. Ricordiamo i giovani che hanno fra i 18 e i 28 anni, che è stato aperto il nuovo bando per il servizio civile, e Vela avrebbe intenzione di prendere due ragazzi.